siamo arrivati alla conclusione, ma di un anno particolare appunto per tutta la Val di Scalve e parte della Val Camonica. Arriva la data dell'anniversario di 100 anni dopo, a cosa avete pensato, quali saranno le iniziative principali? Allora, dopo un anno di denso di iniziative di attenzione verso la trasmissione della memoria, ci troviamo adesso a novembre, quindi ormai un mese dal primo dicembre, data dell'anniversario, e direi che le iniziative più importanti che ci troviamo ad attendere adesso sono in primis la visita istituzionale a Bruxelles, che sarà fatta dai rappresentanti dei vari enti coinvolti su invito dell'europarlamentare Marco Zanni. Dopodiché ci sarà il 25 di novembre un'importante presentazione organizzata dall'Università di Bergamo di una ponderosa pubblicazione che verte su diversi aspetti, da quelli tecnici a quelli scientifici, ingegneristici, sociologici, legati al disastro del Gleno. E sarà in Città Alta, e direi che è un'importante occasione per andare a capire qual è lo stato, diciamo, dell'arte, della ricerca scientifica legata al disastro del Gleno, che di fatto si è interrotta poco dopo il termine del processo del 1927 e che è ripresa di fatto adesso. Altro appuntamento importante del 30 di novembre è l'inaugurazione della illuminazione artistica dei ruderi della diga del Gleno, evento al quale sarà annessa anche cerimonia con cui sarà scoperto lo scudo blu con il quale Croce Rossa ha insignito i ruderi della diga. Questo scudo blu praticamente è un riconoscimento che tutela quel bene in caso di conflitti. Il primo dicembre, poi, data dell'anniversario, sarà particolarmente importante perché è stato pensato un percorso della memoria che parta da Bueggio, scenda al Dezzo e arrivi fino a Corna di Darfo, proprio come l'onda del disastro del Gleno. In ognuna di queste tappe ci saranno dei discorsi istituzionali e delle cerimonie di commemorazione, così che possa essere, diciamo, reso onore a quelli che sono stati le vittime innocenti del disastro del Gleno. Ricordati anche in un memoriale. Esatto, sì, poi ognuno dei paesi colpiti ha esso stesso un memoriale. C'è chi ha una targa con il ricordo dei morti, quindi i nomi, c'è chi ha un monumento, e diciamo che però la cosa importante in questo caso è che si è cercato di legare tutti i paesi coinvolti, perché la memoria deve essere condivisa e unitaria. Poche settimane alla grande giorno, possiamo dire, è stato un anno di tante iniziative per ricordare il tragico evento. Cosa ha rappresentato per la Valle di Scalve quest'annata? Beh, quest'annata ha rappresentato una, diciamo così, una focalizzazione sulla Valle di Scalve, e voglio augurarmi anche che sia stata la possibilità appunto di diffondere il tragico evento, perché noi scalvini lo conosciamo, ci è stato tramandato da generazione in generazione, ma è opportuno, proprio al di là di tutti gli eventi che stiamo facendo e abbiamo già fatto, fare una sorta di passaparola con i nostri amici, parenti, conoscenti e con tutti i contatti che abbiamo al di fuori della Val di Scalve. 100 anni dopo, cosa resta in voi scalvini di questa tragedia? Ma in noi scalvini resta comunque, anche per chi ovviamente ormai non l'ha vissuto e non ha un ricordo di questa tragedia, resta comunque, è una ferita, perché anche solo guardare lo sbarramento della diga, in cui manca un pezzo, è una ferita aperta, e il ricordo va proprio a tutte le persone, non solo scalvine, che quel giorno perirono tragicamente.